Yeah.
la loro fine fu divenuta una sciagura, la loro partenza da noi una ruina, ma essi sono nella pace. Anche se gli occhi degli uomini subiscono castighi, la loro speranza resta piena di immortalità. In cambio di una breve pena riceveranno grandi benefici, perché Dio li ha provati e li ha trovati degni di sé, li ha assaggiati come oro nel quel giorno e li ha graditi come l'offerta di un olocausto. Nel giorno del loro giudizio risplenderanno come scintille nella stoppia, correranno qua e là, governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre su di loro. Coloro che confidano in Lui comprenderanno la verità, i fedeli nell'amore rimarranno presso di Lui, perché grazie e misericordia sono per i Suoi eletti. Parola di Dio. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia lume e mia fortezza tu sei. Per il tuo nome guidami e conducimi. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele, esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia miseria. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Liberami dalla mano dei miei nemici e dei miei persecutori. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia. Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, con io annuncio il mio Vangelo, per il quale soffro e fino a portare le catene come un malfattore. Ma la parola di Dio non è un incatenato, perciò io sopporto ogni cosa per quelle che Dio ha scelto, perché anch'essi raggiungono la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa parola è detta di fede. Se moriamo con Lui anche vivremo. Se perseveriamo con Lui, anche regneremo. Se lo pregheremo, pure ci rinnegherà. Se siamo fedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Tu mi hai seguito da vicino all'insegnamento nel modo di vivere nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accadevano se Antiochia, Iconia o Listria? Quale persecuzione ho sofferto? Ma da tutti mi ha liberato il Signore, e tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Parola di Dio. Aleluya, aleluya, aleluya.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se daranno qualche veleno, non regherà loro la vita, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicavano dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. San Biagio. Oggi, festa, Santa Lucia, festa solenne, insieme a Santa Lucia siamo i patroni della diocesi della creatura del Virgo di Santa Lucia di Vela. Santa Lucia, essendo venuta con le altre diocesi, ha conservato e ha conservato il posto a San Biagio. L'hanno fatto scomparire completamente, quindi si celebra per tutto il dato del calendario come memoria addirittura facoltativa. Noi lo celebriamo come festa, perché per noi è stato un grande esempio e ha guidato moltissimo e guida ancora le nostre comunità. San Biagio, in siciliano come si dice? San Brasio. Infatti, tanti detti sono San Biagio, chiamato San Biagio, ma Brasio. Siamo nel terzo e quarto secolo, lui viveva in Armenia, Asia Minore, a Sefaste. Fu vescovo. Era nel periodo in cui la Chiesa già aveva proclamato la libertà attraverso l'imperatore Teodosio Costantino, però tra l'Oriente e l'Occidente della storia c'erano dei contrasti e Costantino con il cognato Licio in contrasto per avere il dominio e tanti approfittavano di questo per continuare le persecuzioni. E questo siamo in questo periodo, nel 300, 13, 14, 15, in questo periodo proprio abbiamo la persecuzione a Sefaste. In questa città c'era qualche governatore zelante che approfittò della confusione degli imperatori per continuare la persecuzione. E qui perseguitavano i cristiani e i cristiani hanno pregato il loro vescovo di non abbandonarli, ma di nascondersi, e nel nascondimento guidava, dava le direttive per il suo popolo. E così avvenne fino a quando lui fu scoperto
durante il passaggio di Anna, gli presenta piangente un bambino che si era soffocato con una spina di pesce. Lui era medico, ma in questi casi la medicina non può niente, però la santità ha messo le dita nella gola del bambino, ha tolto quella spina da guarito. A guarire il bambino, però non ha salvato se stesso. E sapete come è stato martoriato? Quale fu il suo martirio? Avete presente come i pettini? C'erano quei pettini grossi di ferro per pulire la lana. Fu tutta sporca per pulire. E fu martoriato così, con quelle specie di forbici penetravano la sua carne e la tiravano direttamente, e lui accettò il martirio invece di negare la propria fede. E fu talmente l'impressione che lasciò nel popolo che si diffuse dappertutto, non soltanto nel mondo orientale ma anche nel mondo occidentale, una devozione fortissima. E in modo particolare si è diffusa in lui questa protezione della gola. E questo per cui noi lo vediamo, il padrone della gola, e non soltanto tutto quello che passa per la gola degli uomini ma anche degli animali. Fino a tempo dietro la Santa Vigilia, mi ricordo io, la mattina presto, nei mesi che iniziavano alle 5 o alle 4 di mattina, poi gli altri andavano a lavorare, io ero impegnato, e chi aveva le animali, specialmente gli asini, facevano fare tutto il giro della cattedrale, salivano, facevano il giro, per chiedere la benedizione e portavano in chiesa i mangiare non soltanto i uomini, il pane, il vino, altra roba, ma anche l'erba, il fieno, quello che serviva per gli animali. La devozione di San Biagio si è estesa fortissimamente. Una venerazione particolare, lui ce l'ha devozione particolare a Maradea, provincia di Potenza, e qui lo festeggiano soltanto oggi, ma in modo particolare nel periodo estivo, quando portano anche le sue reliquie, la sua processione, in una statua del Redentore, è sorta allora questa grande statua del Redentore, altissima. Sapete quante metri di misura? Quante metri? 21 metri, più alto, 21 metri, questa statua. Però quello che unisce moltissimo è che ognuno cerca di imitarlo. Imitarlo non soltanto nella fortezza del martirio, ma anche nella fortezza che ognuno deve avere per dirigere la propria vita come lui ha diretto la vita dei suoi parrocchiani e la sua vita. E colui che viene invocato in modo particolare perché ognuno di noi possa mangiare e quello che passa dalla gola possa essere benefico, non maledetto. Però dobbiamo ricordare noi che dalla gola passa tutto il nostro mangiare, però c'è un eccesso e un difetto. Chi mangia di più e chi quasi non mangia niente. Per quelli che mangiamo di più c'è il pericolo anche dell'ingordigia. Sapete che la gola è anche uno dei sentidissimi capitali. Allora, quali sono i vizi capitali? Superbia, avarizia, lussuria, ira, gola.
perché ognuno di noi deve passare la loro. Quello che è necessario per la nostra vita, bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Quando c'erano gli antichi romani, che dopo mangiavano pieni, non potendo più vedere, mettere dentro il proprio stomaco tante bellezze che allora andavano in bagno, quindi rovesciavano per continuare ad andare a mangiare. E oggi ci sono quelli che sono preoccupati sulla vita, non soltanto di mangiare materiale, ma anche del mangiare economico. Quelli che approfittano, che ruppono, che tolgono il pane agli altri per individuare se stessi, specialmente che abbiamo i nostri coventi che sfruttano sempre più deboli e miseri per individuarsi di più. E allora questa è la grazia più importante che dobbiamo chiedere a San Biagio. Non preoccupiamoci se qualche dolce in più basta della nostra gola, non è questo. Preoccupiamoci di capire che tutti gli altri hanno diritto a mangiare e a non far perdere niente, perché noi possiamo mettere basta la nostra gola, e ci dà una spazzatura. Moltissimi anni addietro, moltissimi, parlo degli anni 50-60, hanno fatto un'inchiesta in un quartiere povero di Napoli, povero. Dopo una settimana hanno scavato nella spazzatura e hanno trovato a mangiare per più di 2.000 persone. Se abbiamo avuto il problema di sedere, chi mi dice che ama sempre oggi, chiediamo la benedizione dei nostri oggetti materiali, ma chiediamo la benedizione del nostro cuore, perché il nostro cuore possa veramente essere loro. E come il canone libro di Francia, dobbiamo dire che parlo del fattore. Se io sono affamato e ho un pezzo di pane che devo mangiare per salvarmi un poco, e dinanzi a me viene un altro affamato che non ha niente da mangiare, io e il mio pane lo devo dividere con lui. Ma se voi fossimo veramente con queste intenzioni, affronteremo il martirio con più coraggio. Non temiamo quelli che uccidono il nostro corpo, dice Gesù, ma quelli che hanno il potere di uccidere l'anima e mandarci per sempre all'inferno. Cosa c'è o no? Guadagnare tutti i beni della terra, 50, 60, 100, 200 anni, vivere da fascia e poi perdere sempre la sua vita. Storico, dice Gesù nel Vangelo, a quell'uomo che aveva avuto tanta abbondanza. Storico, questa notte morirai, di chi sono tutte le sedere? Ecco San Biagio ci invita oggi a rispettare la nostra persona, a rispettare la persona degli altri, a condividere i beni materiali e a condividere i beni spirituali. La nostra fede e la nostra preghiera
la beatitudine promessa a tutti i perseguitati per la giustizia. Preghiamo. Un sacrificio di coloro che soffrono persecuzione a causa del nome di Gesù sia germe di una nuova primavera di vita cristiana. Preghiamo. Dio le mani e ascoltami. I governanti promuovano il rispetto della libertà religiosa, diritto fondamentale di ogni uomo. Preghiamo. Dio le mani e ascoltami. La sofferenza di tutti i tribolati unita al sacrificio di Cristo, cooperi al mistero della redenzione. Preghiamo. Dio le mani e l'Eucaristia quotidiana ci aiuti a vivere per il Signore e per i fratelli, trasformando le sofferenze in dono gioioso. Preghiamo. Dio le mani e ascolti. Il sopraggio del nostro fratello Giovanni. Preghiamo. Dio, che il santiago dei santi martiri ci offre un continuo invito ad essere testimoni di Cristo, fate ardenti di fede, speranza e carità, in tutte le prove della vita rimaniamo fedeli al Vangelo per Cristo nostro Signore. Thank you.
fiamma del tuo amore, che sostenne San Biagio, ne supererà le tormenti del martirio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con noi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore il nostro Dio. E veramente è cosa vuole giusto il nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo. A te Signore Padre Santo Dio di potente ed eterno. Il sangue versato del Santo Martire Biagio, agli agitazione di Cristo e per voi del tuo nome, manifesti il tuo prodigio, Padre, che riveli i deboli la tua potenza e non alienerli la porta del martirio. Per Cristo, Signore nostro, e noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Grazie.
di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, San Biagio e tutti i santi, che in ogni tempo mi furono perditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre, non provvede l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, siamo qui. Thank you.
preghiamo. La partecipazione dei Santi Misteri ci comunica, Signore, lo spirito di fortezza che regge il tuo santo amore e viaggio, tenere nel servizio e vittorioso della passione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. O Dio, che hai coronato con il martirio e il vecchio lo scambiato, che gli hai concesso il dono della guarigione e della gola, mentre richiediamo i suoi favori e seguiamo i suoi esempi nella redenzione del tuo santo amore, ti preghiamo di benedire per sua intercessione questo pane, acqua, frutto, vino e altro pane. Signore Dio, Padre onnipotente, che fai risplendere la tua Chiesa con le letture e le opere dei santi, benedici anche questi tuoi figli che desiderano servirsi di questi segni di devozione, in ricordo e onore di San Biagio, vescovo e martire. Fa, Signore, che dispongono di ciò che è necessario per la vita presente, aderiscono ai tuoi precetti e procedano sicuri verso la vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Benedici ancora questi tuoi figli, che nella piena adesione alla tua volontà
si invocano mediante l'intercessione di San Biagio, perché, preservati dal male e di ora e confermati dalla grazia del tuo Spirito, glorificano in parole e opere il tuo santo nome, per Cristo il nostro Signore. Amen. Il Signore misericordioso, per l'intercessione di San Biagio e suo nome, vi conceda la salute del corpo e la consolazione dello Spirito. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate.